professore Di Freddi, ci racconta quel buffo episodio avvenuto in una trasmissione di Augers in cui lei alla fine è stato colpito da un fulmine punitivo con accompagnamento del finale di Don Giovanni di Mozart? Sì, episodio mica tanto buffo, perché essere fulminati in diretta, insomma, non è una cosa piacevole. Fortunatamente in televisione le cose non succedono in maniera reale, ma solo virtuale, quindi di quello si è trattato. In realtà io ero andato a presentare da Augers il mio primo libro sulla religione, quello contro la religione. Si chiamava Perché non possiamo essere cristiani meno che mai cattolici. E Augers ha avuto un contraddittorio lungo, in quella trasmissione si parla per mezz'ora con l'intervistatore, e poi forse anche un po' per pararsi le spalle, diciamo così, di fronte alle gerarchie della RAI, a un certo punto come punizione mi lanciò un fulmine mediatico e mi cancellò dallo schermo. E si sentirono le note del finale del Don Giovanni, questo è il film di chi fa male, dei perfidi, la morte, alla vita è sempre uguale. Allora ho pensato che tutto sommato non era una brutta idea questa, di paragonarsi al Don Giovanni impenitente che persino in punto di morte rifiuta di pentirsi, e allora di lì è nato il titolo di questo libro, che si chiama appunto Matematico impenitente, cioè colui che non si pente, se ha peccato continua a peccare con molto piacere a rifarlo. Ma di che cosa si dovrebbe pentire, professore? Secondo me di niente, però secondo altri di molto, cioè ci sono tanti peccati che secondo altri avrei commesso. Il primo è ovviamente il vilipendio in qualche modo della religione, cioè non si deve andare contro gli dèi, in particolare contro il Dio che viene venerato qua da noi. Io invece l'ho fatto con quel libro che ho citato poco fa, e anche in tanti articoli su giornali e tanti capitoli dei miei libri precedenti, quindi questa è la prima cosa. Non si deve andare nemmeno contro gli Stati Uniti d'America, ci sono stati momenti in cui si doveva scendere in piazza e dire siamo tutti americani, ecco, io non l'ho fatto quello, e non mi va affatto di dire siamo tutti americani, anzi in un libro precedente avevo scritto un capitolo in cui dicevo siamo tutti africani semmai, no? Perché di lì veniamo, no? e quelle sono le nostre origini, quindi la Chiesa, l'America. E poi oltre a questi peccati negativi in qualche modo, che si portano dietro tanti altri peccatucci, diciamo, perché certo che se uno è contro l'America, poi anche contro gli alleati dell'America, in particolare per esempio il governo Berlusconi in Italia, no? Oppure forse la concezione del potere che si ha in Palestina, nello Stato di Israele, no? E così via. Ma l'ultimo peccato, forse il più grande di tutti, è quello di essere uno scientista, come dicono i critici naturalmente, in genere noi diremmo semplicemente di essere scienziati. Quando si dice umanista con la ista finale, quella è una connotazione positiva. Quando si dice scientista invece con la stessa finale, quella è una connotazione negativa. Scientista è semplicemente uno che prende seriamente la scienza e ci crede e pensa che sia giusto crederci. No, ecco, io sono uno scientista in questo senso, e nei miei libri cerco di portare avanti per quanto posso la divulgazione scientifica. E molti mi imputano questo anche come un peccato, e quindi anche questo lo reitero, insomma, li continuo a fare tutti con lo stesso piacere di prima. Lei scrive: la razionalità delle scienze e della matematica possono essere un grimaldello che ribalta l'inconsistenza e la superficialità della caricatura di umanesimo propugnato dai media. Ma io credo che il nostro mondo abbia bisogno di razionalità, non solo di razionalità, questo sarebbe sciocco pensare che con la razionalità si può fare tutto e si può vivere felicemente, però ci vuole anche la razionalità. In fondo la natura ci ha dotato di due emisferi, emisfero sinistro e emisfero destro. L'emisfero destro è vero, è istintivo, immediato, subconscio, subliminale, ma l'emisfero sinistro invece è un emisfero appunto razionale, linguistico, che si appella agli argomenti più che alle sensazioni. Ora, il fatto che li abbiamo tutti e due, che questi due emisferi non siano scollegati fra l'altro tra di loro, ma siano collegati da un corpo calloso, significa che ci sono due visioni del mondo, due atteggiamenti nei confronti della vita, e tutti e due devono essere portati avanti. Ora, il nostro mondo ha quasi rimosso la razionalità.
Noi viviamo in un mondo completamente irrazionale, in cui molte cose sono capovolte, si premiano coloro che forse si dovrebbero mandare nei campi a lavorare, no? E viceversa, no? Non si considerano coloro che onestamente fanno il loro lavoro quotidiano, questa è una delle tante, per esempio, no? Assurdità. E allora io credo che la razionalità effettivamente serva, e non soltanto serva, ma debba essere coltivata. E questo è quello che si cerca di fare, anche divulgando la matematica, perché la matematica è forse la forma più astratta, più sublime di razionalità. Allora, se uno vuole imparare la razionalità, è bene che la impari nei luoghi e nelle discipline in cui essa si presenta nella maniera migliore.